So I guess we are mostly connected. So perhaps we can start very slowly, and I can start giving you some technical guidelines. I'm not sure I'm the right person for that after all this morning issue. But so welcome everyone. I would kindly ask you to please mute your microphone. Mi sta dando problemi con l'audio il portatile. Mi collego dal fisso, quindi mi. So I would kindly ask you to mute your microphone when you're not speaking so that there are no overlapping voices. We are connected via Zoom. And if everything has gone smoothly, you should have access to the interpretation tab on the bottom side of your screen. If this is not the case, please do not hesitate to write in the chat. And my colleague Eleonora, who is taking care of the technical side of the webinar, will attend to you in that case. She will also share, unless she has done it already, she will also share the link for downloading the updated version of Zoom in case this is needed. But please reach out to her via the chat, or unmute yourself and get back to us, and we'll attend to you. Then, as I said, the webinar is going to be in English as a main language. You will have access, hopefully, to interpretation in English, from Italian to English, and from Spanish to English. I would like to thank Sabella and Roberta for helping us with the translations. I would also ask you all to please try to speak slowly in the moment that we're all speaking, or everyone will have the space to speak, so that also our colleagues will help us, will be able to do their work in translation. I think for the technical aspects, that's all. So perhaps I can now welcome you officially to the second webinar of second capacity building webinar within the BITE project. I'm apologizing again for the technical issues. And today we would like, as a second meeting of this capacity building program within the BITE, building rights-based and innovative governance for EU mobile women project. The webinar is dedicated to participatory methodologies answering to local challenges, and in particular to the collaboration agreement as the main participatory method used by and within the BRIGHT project. I'm especially happy to be working with you today because, as we all know, today is the 25th of November, the World Day Against Gender-Based Violence, and we are especially happy to join forces in this day and throughout the year overall. As said, this webinar is part of a bigger path, which is the capacity building webinar path within the BRIGHT project. We first met last month for a first webinar on getting to know one another, where we also explored the challenges related to the participation of underrepresented women and underrepresented citizens in our community. Today, we'll grasp the more methodological side of what we are doing, and then we'll meet again in December. The date is going to be confirmed very soon. And in December, we will talk about engaging underrepresented women with experiences from the field. We'll be meeting again in January. We'll discuss about networking and awareness raising campaign, and our final gathering will be in February. As I said, we already met last month, and we actually brainstormed about what are the biggest challenges that we have been all facing and been exposed to in our community. And we actually have, gather the main challenges within three main clusters, which have been first,
the experiences, the challenges related to the experiences of the underrepresented groups. Second, the challenges related to the civil society organizations' capacities to respond to those challenges. Third point, the challenges of addressing the institutional dimension and to starting a dialogue within the institutional level about these challenges. Today, we will be able to tackle and to discuss together on the basis of some of these challenges, which you find listed here, mainly the lack of tools to structure engagement, the lack of political will, and the unavailable tools from the institution. This is something that we'll come across again today within our webinar, which, as you see in the agenda, which has been already shared, will be divided into a first, more theoretical discussion. We will be giving the floor to Daniela Caffi from Lapsus and Polytechnical University of Turin, and then to Pasquale Bonazora, that will tackle respectively the theoretical perspective and then also more practical side with the experiences from the collaboration agreement of Adelphia, which has actually been at the roots of the Bright project. The second part will be more participatory, will be divided into focus groups, sorry, into working groups, and we will get back together in the plenary. But let's start off now with a video. Hopefully everything will go fine, and I will share with you this video, which we have already shared with you via email, actually, on what is behind the participation, the collaboration agreement. And while watching this video that we will be watching together in English, I would kindly ask you to connect to this link, to this website, which my colleague Eleonora will add in the chat. And in case you need to enter this code, I don't think you will need to, but we never know. What are you going to do through this Mentimeter window? I hope you can hear me. Yeah. Okay. Yes. Okay. Thank you. Is that you will be sharing with us what comes to your mind while watching this video? Feel free to, while watching this video, to share your reactions, your perception, your ideas. I will now share, we will be watching the video together. Just a second. Can you see my YouTube page? Yes. Yes, great. I will now start the video. Degradation, loneliness, disinterest. How many times do we use these words to describe modern life? The abandonment of public spaces and urban green areas, the degradation of the territory and the lack of services. These are signs of the progressive weakening of democratic life and of public institutions. The response of some people was proactive, to make an effort to improve their own lives and that of everyone. But if rules are not clear, paradoxically, taking responsibility is discouraged. Yet, in 2001, our constitution paved the way for new opportunities, guaranteeing citizens a leading role, being favored by the institutions, the state, the city, and the region, in acting for the collective interest, in promoting solutions in the interest of all. What was meant by this Article 118? The gamble is ambitious, working together to plan innovative actions for the care of the common good. Citizens make available skills, ideas, and experiences, not to replace the administration,
but to achieve an example of democracy. Also, thanks to us at Lapsus, Article 118 of the Constitution is becoming daily practice. Through the regulation for shared administration, citizens and councillors can work together to take care of the common good. In the last 4 years, many Italian cities have adopted the regulation. Thousands of active citizens have been involved, and hundreds of collaboration agreements have been signed. But what is a collaboration agreement? It is a flexible and provisional tool that provides the legal framework for informal social practices and which allows residents to regenerate gardens and parks, create the new urban furniture of a square, save abandoned sites of cultural heritage, organise events, and plan public services for everyone. The collaboration agreement is an Italian idea that is circulating also in the rest of Europe. Together, let's build the tools for democracy of tomorrow. Welcome back after this workshop. Now I'll be sharing again the screen to see what have been your welcome to those who have just joined, but I will get back to the Mentimeter, to the website that we have shared with you via the chat. So to see what have been the reactions from your side. We still get some, let's say 30 seconds. Please connect to the link that has been shared in the chat and share with us some feedback, reflections, intuitions, perceptions. Okay, we already see some feedbacks. Innovative. Yeah, that's, I guess I would say, one of the keywords that we'll tackle also today. Wow, this is a reaction. Gets the point across. That's really interesting. Perhaps this is also something that we get back throughout and this webinar, thanks to my colleagues. Concerted decisions, public goods, welfare for all the community. I think that this feedback also gathers some of the keywords that we'll be tackling today. Decisions and decision-making, public goods, welfare, good, positive and positivity, great, concise and effectively communicated. True, that was really a great video, straight to the point. Mi sembra il futuro, looks like the future, a momentum to improve the conviviality and the way we are living our city and the democracy throughout participation. Wow. Engagement. Participation again, very interesting. Also need to reshape our governance model. Exactly, I think this also gathers some of the main points of what we are doing throughout Bright and what also our colleagues are doing within Lapsus. They will tell us more. Then we have again engagement, good collaborative and good collaborative initiative. Yes, collaboration is the key word. Being together, togetherness as a community, yes. Conflict of interest, interesting. We'll get back to this very soon. And I think we'll also have a way, like the space of tackling this within the working groups. Agency and citizenship, implication, interest, and decision-making for sure. Summing up, and innovative daily life, civic action, for sure. Civic action, I think this is also one of the keywords that Daniela is going to tell us more about. Effective communication, thank you. Very interesting. Today, sharing and participation are crucial to reach objectives more and more important, which are more and more important. Yeah. In my opinion,
The path to reach democracy in the future is not going to be easy. Commitment, dedication, and collaboration are crucial in that sense. Thank you for this, for sharing this thought. Conflict management. Again, conflicts and conflict of interest. Conflict is also one of the keywords that is coming up. It's coming up as emerging. So I will. I'm actually looking forward also to leaving the floor to our colleagues to. We will also give us a clearer, a framework also for putting all these terms together and to make sense of them. And then we will do this together, and it's a process and it's a path. We're not going to give you answer today, I think. I mean, we're going to give you some answers, but I think we'll leave with more and more questions, which is, I think, also the process for creative thinking and for participating indeed. I will now go back to the presentation because, as said, indeed, today we will start from the principle of subsidiarity, which has been identified as one of the core pillar or also of our constitution. Subsidiarity as an enabling tool for shared administration, which of the common good at the commons across the city, and which enables indeed participation. We will be sharing experiences of participation, which are also a starting point for a new and a further experimentation. I will now give the floor to my colleague, finally, Daniela, welcome and thank you for being here, to give us indeed, to talk with us about the collaboration agreement as a tool for participation from all of our theoretical perspective. Daniela, the floor is yours. Hey, thank you very much, Martina. I will speak in my native language, so I think it's better. My Italian is better than my English, so thank you for the translation. Buongiorno a tutti. Grazie per questa introduzione interattiva. Grazie per aver apprezzato questo video, che in realtà è stato fatto 2 anni fa ed è già vecchissimo. Non è vecchio perché il principio di sussidiarietà è sempre quello, dal 2001 nella nostra Costituzione è sempre quello, ma è vecchio perché, se avete notato, a un certo punto del video dicevamo 1000 patti di collaborazione in questi soli 2 anni di esperienze in tutta Italia. Possiamo dire che quel numero è relativo quasi solo a un paio di città che stanno usando il principio di sussidiarietà. Quindi ci fa molto piacere che vi sia piaciuto, ma immaginate che nel corso di pochi mesi questo fenomeno è cresciuto verticalmente. Io mi presento con queste pubblicazioni. Io mi occupo di partecipazione, che è una parola chiave che molti di voi hanno collegato ai contenuti del video, da circa 20 anni. In particolare io sono architetto di formazione e poi come architetto mi sono sempre occupata della progettazione partecipata, dell'urbanistica partecipata, quindi di quando gli spazi pubblici vengono pensati non solo dagli uffici tecnici delle città, ma anche con dei percorsi di coinvolgimento dei cittadini. Ho avuto sempre un approccio molto fiducioso nelle istituzioni. Fino alla crisi del 2008, che è stata un punto di svolta per la nostra società e anche per la partecipazione.
nel secondo libro che vedete, che si intitola Community Action and Planning, insieme a un collega di Londra, ci siamo accorti, proprio durante l'editing di questo libro, che era in atto un capovolgimento molto interessante in Europa, ma anche negli Stati Uniti, anche in Canada, anche in Australia, in quello che possiamo definire il mondo occidentale, insomma. Cioè che, come vedete dal titolo, non era tanto il planning a far partecipare le persone, quanto le comunità attive a spingere il planning delle politiche in diverse direzioni. È quella che alcuni autori hanno chiamato la caring society, la società della cura. E di questa vorrei parlarvi oggi, perché, come ha detto Martina, è importante parlare di società della cura a partire dagli strumenti che abilitano questa società della cura a spingere la pianificazione delle politiche verso certe direzioni. E soprattutto, come avete fatto notare voi, qualcuno ha scritto daily life come parola chiave, e io sono molto d'accordo, perché è una questione di strumenti che possiamo usare o non possiamo usare nella nostra vita di tutti i giorni. I processi partecipativi che ho seguito fino a 5 anni fa circa erano sempre processi partecipativi in cui il timone era tenuto dagli attori pubblici, e quindi potevano essere processi che mi interessavano o che mi interessavano solo parzialmente, ma che potevano non coincidere con i ritmi della mia vita quotidiana, anzi spesso non coincidevano con i ritmi della mia vita quotidiana. Mentre vedremo che questo concetto di pattuire con la pubblica amministrazione delle azioni di gestione insieme alla pubblica amministrazione dei beni comuni sono spesso nascondono questo piccolo ma fondamentale segreto, cioè di coincidere con le scelte della nostra vita quotidiana, con i valori che vogliamo portare avanti nelle scelte della nostra vita quotidiana. E questo è un punto di forza molto importante. La terza pubblicazione che vedete su una rivista francese è per me molto importante, perché ho imparato a distinguere tra la democrazia partecipativa e la democrazia contributiva. Nella democrazia partecipativa, l'attore pubblico, come dicevo prima, mi invita a partecipare. Nella democrazia contributiva, l'attore pubblico mi chiede: vuoi contribuire? Come puoi contribuire alle politiche? Che cosa sai fare? Ed è quindi una democrazia che tira fuori dalle persone, nella loro vita quotidiana, il senso del piacere. Molto spesso io ho visto che in processi partecipativi prevaleva il senso del dovere civico,
Possiamo andare avanti. Questi sono i video che abbiamo visto nelle altre lingue. Vi ringrazio se vorrete aiutarci a diffonderlo. Ecco, che cosa possiamo notare che è cambiato in tema di partecipazione rispetto a mezzo secolo fa? 50 anni fa, una studiosa che si cita sempre negli studi sulla partecipazione, che si chiamava Sherry Arnstein e che era una attivista e una consulente di politiche sull'housing negli Stati Uniti, si è inventata una scala della partecipazione. Lo vedete in questo fumetto che la ritrae in questa biblioteca e ci sono dei libri messi sui diversi scaffali. Ci sono, secondo Arnstein, dei gradini bassi di partecipazione che non bisognerebbe chiamare partecipazione. Ed è per esempio il caso dei politici che manipolano i cittadini e il caso dei politici che fanno finta di prendersi cura della partecipazione, invitano le persone a partecipare ma solo con operazioni di facciata. Si sale nella scala andando verso quella che è veramente partecipazione e troviamo ad esempio il gradino della consultazione, quando chi ci governa ci chiede che cosa vogliamo. E saliamo ancora più in alto. Sherry Arnstein ci parla delle partnership, quando davvero si aprono dei tavoli in cui siamo invitati a sederci. Siamo invitati a sederci, ma in realtà la nostra voce ha meno potere di quella di altre persone sedute a quel tavolo. Questo è un gradino. Possiamo salire di gradino e effettivamente avere la stessa voce, avere quello che si chiama potere decisionale insieme agli altri attori seduti a questo tavolo. E finalmente arriviamo al top della partecipazione 50 anni fa e possiamo parlare di quello che avete magari già sentito chiamare bilancio partecipativo. Forse c'è una slide dopo. A sinistra vedete una scritta su un muro di Parigi che apre questo articolo fondamentale e vedete che recita così: io partecipo, tu partecipi, egli partecipa. Noi partecipiamo, voi partecipate ed essi se ne approfittano, per parlare di quei primi gradini bassi della partecipazione. Io penso che a distanza di mezzo secolo questa scritta sul muro potrebbe essere trasformata con io partecipo, tu partecipi, egli partecipa e noi, senza più distinzione tra noi cittadini ed essi che ci governano. Invece noi, alla pari, insieme, partecipiamo alla cura dei beni comuni. Questo nella mia visione del mondo futuro, questa è la direzione verso cui dovremmo orientarci
nella nostra vita quotidiana. Quindi, tornando alla scala della partecipazione, quello che ho teorizzato è che potremmo aggiungere un ultimo gradino, che è proprio il potere sussidiario. Che cosa vuol dire sussidiario? Qui c'è la, trovate la traduzione in inglese dell'articolo che ha citato Martina in apertura. Stato, regioni, aree metropolitane, province, municipalità. Vorrei aggiungere ad esempio i consigli di quartiere e le scuole, cioè tutte le facce dello Stato e del pubblico. Vorrei anche aggiungere, prima di Stato, Unione Europea, visto che siamo in un progetto europeo. Supportano, favoriscono in italiano l'autonoma iniziativa. L'autonoma iniziativa, questo è molto importante. Vorrei poi che ci tornassimo sopra. Dei cittadini, individui o associati, quindi sia che abbiano formato un'associazione e che siano andati da un notaio per costituire un'associazione formalmente, e sia che siano semplici cittadini. Quindi li supportano se agiscono nel nome dell'interesse generale. Qualcuno nelle parole chiave ha detto conflitto di interesse, forse intuendo quanto questa parte del principio di sussidiarietà sia problematica e difficile. Qualcuno ha detto collective interest, stando proprio in questa visione dell'interesse generale. I beni comuni sono proprio beni a uso non esclusivo. E questo è il punto. Questo è un punto molto problematico, perché qualcun altro ha detto reshape. Dobbiamo dare nuova forma, prima di tutto, alla nostra forma mentale, che per esempio è organizzata distinguendo sempre il mondo in pubblico e privato. Dobbiamo cercare di aggiungere al nostro modo di pensare un altro grande filone, che è il comune. Infatti il dibattito sui beni comuni è stato di fondamentale importanza per l'invenzione di questo regolamento. Possiamo passare alla slide dopo. Allora, che cos'è l'interesse generale? Sapete che Robespierre e la stessa rivoluzione francese furono combattute nel nome dell'interesse generale, ma seguirono gli anni del terrore. Quelle erano le due immagini sulla sinistra nella slide precedente. Cioè, dobbiamo stare molto attenti a ragionare sempre nel nome dell'interesse generale. E questa è la parte difficile di questa nuova sfida democratica. Nel 1997, quando
ancora non faceva parte della nostra esperienza quotidiana. Condividere la bicicletta o la macchina o il monopattino. Gregorio Arena scrisse un articolo in cui, da visionario, in fondo si immaginava che i municipi delle nostre città potevano essere condivisi. Ed è questa visione messa insieme al concetto di beni comuni e a tutto il lavoro che in Italia si è fatto sui beni comuni che vediamo che possiamo aprire un ombrello sotto al quale vedere migliaia di esperienze in Italia. Siamo ad oggi parlando di circa 3.000 patti di collaborazione in tutta Italia, che sono proprio stipulati a livello locale, quando la municipalità adotta un regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, e che nella vita quotidiana delle persone questi patti diventano lo strumento di partecipazione. Questi sono dei grafici che abbiamo elaborato con una fotografia, di nuovo vecchia, perché è scattata nel giugno 2019. E dal giugno 2019 ad adesso abbiamo di nuovo tantissimi nuovi patti che sarebbero da rielaborare. Nel primo grafico vedete chi firma i patti dentro al municipio. Si chiama amministrazione condivisa dei beni comuni perché l'amministrazione c'è sempre. Quindi non stiamo parlando di auto-organizzazione dei cittadini lasciati soli dalle pubbliche amministrazioni. Siamo invece dentro a un ragionamento e dentro a degli strumenti che vedono sempre la pubblica amministrazione locale, le associazioni, i cittadini singoli e anche i gruppi informali alleati. Quindi, dentro alle pubbliche amministrazioni, vedete questo primo grafico, è molto interessante perché ci dice che i contraenti dei patti sono tecnici, sono persone con responsabilità tecniche, non sono, nella maggior parte dei casi, degli eletti politici. E penso che in qualunque paese voi abitiate, conosciate perfettamente la differenza tra fare un progetto con un politico che dopo un tot di anni passa il testimone al politico successivo e invece fare un progetto con un tecnico dell'amministrazione che resta dentro al municipio. Vediamo invece nell'altro grafico chi fa i patti sul lato dei cittadini. Un terzo sono associazioni formali. Un quinto sono gruppi informali. Pensate per esempio a un gruppo di genitori che non è andato da un notaio, ma che vuole per esempio fare un patto per prendersi cura della scuola, dei figli. E un quinto sono cittadini singoli, individuali. Ok?
solo Daniela Ciaffi, per esempio. Solo Martina, ok? E vedete come ci sia anche uno su 10 che è un imprenditore. Possiamo andare avanti. Qui abbiamo elaborato i temi su cui si fanno i patti. Che cosa sono i beni comuni? I beni comuni sono quei beni che vedono delle comunità attivarsi per la cura dei beni comuni. E nella prima lista vedete che al top ci sono giardini, aiuole e parchi. Metà dei patti sono sulle aree vegetali, sul prendersi cura della natura, in città ma anche fuori dalla città. Poi vedete che seguono le piazze, le vie, ci sono poi le scuole, gli edifici. Questo è un tema molto difficile, perché normalmente si pensa che la cittadinanza attiva non debba occuparsi di questioni di mercato immobiliare, di questioni edilizie. E invece sono in crescita questi patti. E per l'Italia è un tema importantissimo, perché è un tema di riuso di molti patrimoni che abbiamo e che sono abbandonati oppure sottoutilizzati. Che cosa fa la pubblica amministrazione? Com'è che favorisce i cittadini attivi? Lo vedete nella lista a destra, in basso. Dà agevolazioni di tipo diverso. Per esempio, aiuta i gruppi attivi nella comunicazione. Li copre con assicurazioni ad hoc. Fornisce dei materiali. C'è un patto molto bello che nella città di Bologna vede i bolognesi attivi prendersi cura di un sottoportico UNESCO. In questo caso il comune fornisce le vernici appropriate, quelle che non rovinano gli edifici, per esempio. Soprattutto sono atti che di semplificazione burocratica, quindi rendono più facile l'iter burocratico ai cittadini che vogliono collaborare. E questo in Italia è un grosso tema, un grossissimo tema. Possiamo passare alla slide successiva. Quanti soldi danno le pubbliche amministrazioni ai cittadini attivi? Sapete che nei bilanci partecipativi, quelli che abbiamo detto che mezzo secolo fa potevamo mettere al top di quella scala, se conoscete un pochino l'Europa, beh, molte città europee mettono milioni di euro sui bilanci partecipativi. Pensate alla città di Parigi. A questo punto, sui patti, questo è un grafico del 2017, potete vedere che vengono messi pochissimi soldi, da 1 a 3.000 euro nella maggior parte dei casi, soldi che mai vengono dati ai cittadini come stipendio, ma sempre vengono messi sulle voci che vi dicevo prima: materiali utili ai cittadini, coperture assicurative, eccetera. Vedete che in questa citazione
dell'assessore al lavoro e alle politiche per il terzo settore della città di Bologna. Questa citazione è del 2019. E i politici che investono sul terzo settore, sulla cittadinanza attiva, anche informale, se solo si fanno due calcoli, capiscono che sono investimenti che hanno un altissimo impatto. Ma in Europa sono pochi i politici che fanno questi conti. La slide dopo. Dove si fanno questi patti? E vorrei solo accennare al tema che siamo in una pandemia e che molti comuni che hanno il regolamento e che fanno patti con gli abitanti stanno usando questo strumento anche per capire le giuste vicinanze che dobbiamo avere negli spazi per non ammalarci di Covid-19. E questa è un'immagine molto bella della città di Cesena di quest'estate. E vedete come questo patto di collaborazione riguardi l'aver allestito queste macchinine di cartone dentro alle quali i bimbi potevano guardare insieme un film in un parco pubblico. Mentre i bilanci partecipativi si sono tutti bloccati per la pandemia, è molto interessante vedere che i patti di collaborazione si sono bloccati da un lato, ma dall'altro lato costituiscono delle risposte che vedono alleati cittadini e pubblici amministratori. Possiamo andare avanti. Qui trovate i riferimenti alla bibliografia. E io poi sono sempre a disposizione se avete delle domande. Voglio più solo dire una cosa, che questo gruppo che è insieme questa mattina, sarebbe molto bello che fosse un gruppo non multiculturale, ma interculturale. Cioè, per esempio, di fronte a questa innovazione italiana, sarebbe molto bello dirsi che cosa sarebbe secondo voi possibile nelle vostre nazioni, oppure scambiare delle esperienze che secondo voi assomigliano a questa cosa che vi raccontiamo questa mattina io e Pasquale, perché penso che dobbiamo davvero scambiare strategie a seconda dei diversi contesti culturali in cui la nostra vita quotidiana si svolge. Per esempio, in questi anni io ho scambiato moltissimo con la Francia e ho capito che le persone attive sui beni comuni in Francia sono, per esempio, più attente di noi italiani a certi temi, per esempio il digitale, per esempio la questione ecologica e ambientale, ma sono meno attenti a trovare spazio in questo rapporto alla pari con i soggetti pubblici francesi. Sono dentro a questo schema in cui lo Stato mamma deve prendersi cura dei beni comuni. E sono sicura che per la Grecia, per la Romania, per la Spagna, bisogna cercare di capire questa Europa
dei beni comuni. Bisogna capire le difficoltà delle persone attive nelle diverse nazioni e le strategie che possiamo scambiare. Grazie. Grazie Daniela, thank you very much Daniela for this. I will say nothing and I will leave the floor to Pasquale to keep building on the foundations that you have just given us, Daniela. Pasquale, the floor is yours. Grazie Martina, grazie a tutti voi che partecipate a questo scambio molto interessante di questa mattina. Io all'interno di Lapsus mi occupo in particolare dei processi di adozione del regolamento che presentava Daniela e dei processi di costruzione dei patti di collaborazione. E il mio focus va esattamente su quest'ultima parte, sui patti, raccontandovi una esperienza molto molto concreta da cui ha preso le mosse il progetto Bright. Bright infatti nasce da una esperienza realizzata in un piccolo comune pugliese, il comune di Adelfia. E vorrei ragionare con voi sul patto di collaborazione a cui abbiamo dato il titolo La Buona Terra attraverso le parole di un brano che proprio riflettendo su quello che avremmo detto questa mattina mi è tornato in mente. Il brano è di Fabrizio De André, molto probabilmente tanti di voi lo conoscono, un poeta italiano del Novecento. La canzone Un ottico è tratta dall'album Non al denaro, non all'amore né al cielo, ispirato all'antologia di Spoon River di Edgar Lee Master. Nel brano viene raccontata la storia dell'ottico Dippold, che, come potete leggere, vuole solo persone che non sanno più che farsene di occhi normali. Ecco, il patto La Buona Terra è espressione proprio di chi non si accontenta più di una normalità che è fatta di pregiudizi, di discriminazioni, di violenze, soprattutto quando si parla di lavoro delle donne in agricoltura. E allora cos'è il patto? Il patto è il tentativo di leggere la realtà e di trasformare la realtà con occhi diversi, con occhi nuovi, secondo quelle caratteristiche che ci ha appena raccontato Daniela. Come nasce il patto La Buona Terra? Nasce da un'indagine svolta da ActionAid. Sulla base di quell'indagine conoscitiva sulla condizione del lavoro delle donne in agricoltura, si è pensato che il patto di collaborazione potesse essere lo strumento adatto per costruire delle azioni in cui coinvolgere l'intera comunità. E allora cosa si è fatto? Si è individuato un bisogno, si è definito l'interesse generale da tutelare rispetto a quel bisogno, così come abbiamo letto nell'articolo 118 della Costituzione, si è costruita una rete di soggetti e si sono proposte delle azioni di cura. Qui potete leggere come innanzitutto è stato messo a fuoco il bisogno, la condizione di bisogno che le donne vivevano, cioè l'isolamento e l'esposizione alla fragilità di chi era impegnato nel lavoro in agricoltura. Quel bisogno è stato tradotto in un interesse generale, cioè
la costruzione di una rete sociale che tenesse insieme le istituzioni e la comunità. Rispetto a questo bisogno generale, a questo interesse da tutelare, sono stati specificati meglio altri tre obiettivi da raggiungere. Ecco. Tre obiettivi specifici, molto chiari. Innanzitutto, rendere concreta la collaborazione attraverso forme di mutualismo interno al gruppo delle donne, quindi favorire innanzitutto la relazione tra le donne protagoniste del progetto, e anche una forma di mutualismo e sussidiarietà esterna attraverso la costruzione di un rapporto solido, forte, insieme alla municipalità, insieme ai soggetti espressione della comunità di Adelphia. Il secondo obiettivo è stato quello di portare l'intera comunità a riflettere sulle differenze di genere. Terzo obiettivo, la necessità di sperimentare attraverso questo sistema di relazioni che si stava costruendo sul territorio, sperimentare delle forme di welfare generativo. Ecco, questi tre obiettivi, insieme a quello più grande e generale che abbiamo visto nella slide precedente, rappresentano l'interesse generale intorno a cui convergono tutti i soggetti protagonisti di un patto di collaborazione. Com'è possibile raggiungere questi ambiziosi obiettivi? È necessario costruire una rete di soggetti. Una rete di soggetti molto diversi tra loro. Protagoniste assolute sono le donne lavoratrici. Sono loro che esprimono un bisogno, sono loro che in qualche maniera non si limitano ad avere un ruolo passivo all'interno del patto. Nel patto non ci sono i beneficiari, perché nel patto ogni persona è una risorsa, quindi ogni persona dà il suo contributo. E quindi nel patto di collaborazione La Buona Terra si partiva proprio dal ruolo delle donne. Intorno al gruppo di donne, il secondo passaggio è stato quello di costruire una rete di soggetti collettivi. Come potete leggere, si va dalle parrocchie alle associazioni, a organizzazioni di imprenditorialità sociale, per finire naturalmente all'amministrazione comunale, che non può assolutamente mancare, come diceva Daniela, in un patto di collaborazione. Nella rete, i soggetti della rete nel patto di collaborazione assumono degli impegni specifici. Ogni soggetto assume la responsabilità di portare avanti un'azione di cura specifica, e questo definisce non solo i compiti, ma in qualche maniera riconosce anche il ruolo di ogni soggetto impegnato in un patto di collaborazione. Per dirla con le parole di un funzionario pubblico, di uno dei comuni italiani più attivi nella sottoscrizione dei patti di collaborazione, attraverso la definizione dei compiti e dei ruoli si dà dignità al lavoro dei cittadini. No, mi sembra una frase molto molto importante, che riconosce il senso e il valore del ruolo di ognuno in un patto di collaborazione. Se poi immaginate che
quei compiti portati avanti da ogni soggetto contribuiscono, ognuno per un pezzo, a costruire sul territorio, no? Un obiettivo così grande come quello di condividere qual è l'interesse generale della comunità, beh, immaginate quali effetti può avere questo tipo di azione in un territorio. Il patto consente per la prima volta a dei cittadini di definire con le istituzioni quali saranno le direttrici di sviluppo di una comunità. Questo è il significato, no? Nei patti della costruzione della rete. Condividere quelli che saranno i percorsi da fare, condividere le azioni di cura. Non troverete, almeno nella pubblica amministrazione italiana, altri atti che permettono questo tipo di condivisione. Passiamo alla slide successiva. Quindi, definito un bisogno, definito l'interesse generale da tutelare, costruita la rete che si impegnerà a portare avanti quegli obiettivi, ritorniamo un attimo al brano di Fabrizio De André. Nel brano, dopo diversi tentativi, i clienti speciali dell'ottico Dippold vedono una luce, la luce che trasforma il mondo in un giocattolo. Qual è la relazione con il patto di collaborazione? Beh, il momento in cui nel patto si vede il punto di arrivo, no? Si vede quella luce in fondo al tunnel, è il momento in cui si definiscono le azioni di cura. Passiamo alla slide successiva. Costruita la rete, impegnata nel patto, tutti quei soggetti condividono un tavolo di coprogettazione per definire le azioni di cura, per trasformare attraverso la coprogettazione gli obiettivi di interesse generale in azioni di cura specifiche. Nel caso del patto La Buona Terra, le azioni di cura andavano essenzialmente in due direzioni. La prima, la realizzazione di un campo scuola estivo, dove tutta la rete delle organizzazioni si è fatta carico del lavoro di cura dei figli delle braccianti. Come potete capire, questo lavoro è stato possibile realizzarlo solo perché alla base c'era un senso di fiducia e di corresponsabilità. Fiducia da parte delle mamme, delle donne lavoratrici nell'affidare i loro figli ad una rete di soggetti. Senso di responsabilità di quelle organizzazioni di garantire nel mese di agosto delle nostre calde estati la loro presenza quotidiana per lavorare insieme ai ragazzi. Obiettivo ancora più grande del secondo che si era posto il patto La Buona Terra è stato l'allargamento delle ore di apertura del servizio di asilo nido da parte dell'amministrazione comunale. Qual è la potenza di questo atto? Nella capacità di un gruppo di cittadini di non rivendicare semplicemente l'allargamento delle ore di un servizio, ma di costruire delle azioni di cura che, portate avanti attraverso la collaborazione con le istituzioni, hanno
portato queste ultime ad allargare un servizio, ad allargare l'offerta dei servizi della pubblica amministrazione. E allora immaginate la forza che questo tipo di collaborazioni può avere. Molto spesso alcuni, soprattutto fino a poco tempo fa, criticavano i patti di collaborazione perché ritenevano l'azione dei cittadini sostitutiva dei doveri della pubblica amministrazione. Il patto, la buona terra, è la dimostrazione esattamente contraria. Grazie alla collaborazione costruita sulla base della fiducia, si è arrivati a modificare ed ampliare la gamma dei servizi pubblici. Questo è un grande, grande obiettivo che l'azione sussidiaria dei cittadini può arrivare a compiere. Andiamo avanti, torniamo ancora alla canzone di De André, che si chiude con questa frase qui: faremo gli occhiali così. No, dopo diversi tentativi, l'ottico Dippold è soddisfatto e decide come costruire le lenti. E allora, qual è il senso di un patto di collaborazione? E nel caso specifico, qual è il significato del patto La Buona Terra? Giocando ancora con il testo della canzone di De André, avrete, diciamo, tutti compreso che nel patto, anzi, il patto, sono le lenti. Il patto è lo strumento che ci permette di osservare e trasformare la realtà, proprio come le lenti di Dippold. Protagonista però è lo sguardo, no? Il patto è solo uno strumento. Il protagonista è la persona che guarda, è la persona che agisce attraverso il patto. E allora, ancora di più oggi, con una pandemia che limita le nostre relazioni, che rischia di trasformare, diciamo, il necessario distanziamento fisico che dobbiamo avere in distanziamento sociale, mi piace leggere il patto attraverso tre tipi di sguardo che segnano tre momenti essenziali della relazione che il patto costruisce. E allora il primo sguardo è lo sguardo carico di dubbi. Quando si inizia a coprogettare un patto, la domanda è: ma funzionerà davvero? È il primo passo di quel processo culturale che coinvolge tutta la comunità. È il primo passo necessario per arrivare alle azioni di cura. Il secondo sguardo, immediatamente successivo a questo, è lo sguardo curioso. Lo sguardo è espressione di quella curiosità intellettuale che ci porta a mappare le risorse e i bisogni di una comunità, di un territorio. Il terzo sguardo è lo sguardo carico di luce. È lo sguardo che si illumina quando tutti insieme, tutti i soggetti della rete che ha costruito il patto, trovano la risposta a quei bisogni che sono emersi. Quando abbiamo definito delle azioni di cura che sfuggono a quella normalità che noi vogliamo cambiare. Immaginate anche che lo sguardo che si illumina nell'esperienza delle nostre relazioni è uno sguardo tra pari e quindi espressione non di un rapporto di potere, ma di un rapporto appunto basato sulla fiducia. E allora è in quel momento che lo sguardo, diciamo, gli occhi, no, di chi partecipa ad un patto si accendono
È in quel momento che possiamo dire, così come fa l'ottico di Ippold, ecco, faremo il patto così. Grazie. Grazie Pasquale, thank you very much. What to say? So I would leave the floor, if you agree, I would leave the floor to our participants, and I would ask if there is any question. If, and take your time, perhaps you have collected, you have thought of some questions during the contributions. Otherwise, you will have the chance also to discover more and to bring up some questions in the working groups. Is there any question? Has somebody unmuted their microphone? Feel free to. Io volevo dire una cosa, anche perché mi scuso, ma tra 5 minuti devo lasciare, ma ci sono Carmen e Juliet che possono ovviamente partecipare ai lavori, e quindi volevo solo dare una mia brevissima suggestione. Credo molto, moltissimo in quello che ci avete raccontato, e noi abbiamo incontrato questo progetto e immediatamente abbiamo trovato qualcosa in comune, senza sapere nulla uno dell'altro. Abbiamo trovato proprio la stessa parola che ci accomuna, che è il patto di collaborazione. E ovviamente la visione che ci ha presentato Pasquale oggi è decisamente più ampia del nostro utilizzo, ma abbiamo anche noi il nostro patto di collaborazione, è quello che viene definito con la persona di cui ci occupiamo, soprattutto nell'ambito di articolo 10 sull'accompagnamento socioeducativo. E mi piace proprio questo fatto di parallelamente che si sia generato qualcosa di così comune nella visione che effettivamente l'ispirazione, quando è sana, produce buoni risultati che vanno in una medesima direzione. Quindi semplicemente poi di questo eventualmente poi nei gruppi, se vorrà, magari Carmen potrà e Giulia potranno accennare, l'intento è il medesimo, e mi piace che questi nostri patti si innestino in una così ben più grande in termini di visione, iniziativa a cui ovviamente aderiamo in risposta a una coerenza d'azione che ci entusiasma, quindi questa passione nella passione che ci accomuna, ecco, questo volevo dire. Grazie Barbara, thank you very much, and we hope to see you during the next webinar. We'll be in touch in these regards. And if there are no other reflections or questions whatsoever, I would suggest that we skip the coffee break that was foreseen, and we go straight to the working groups so that we keep in the loop. And I see that we are closer to the lunch than to the coffee break now, so perhaps you can go directly to the working groups if you agree. Let me see your faces. Okay, I see some nodding faces, that's reassuring. So we could go straight to the working groups breakout session. So how is this going to work today? Just as the last time, for those who were there as well. So this is the main question, the guiding question that would structure your reflection in working groups, mainly. What are the strengths and the weaknesses, the obstacles and the opportunities that you may envisage in replicating the collaboration agreements in your national context, national or also regional, because as you will see in the working groups, will be also broken down in different groups more, in some cases, some mixed groups. How it is going to work. The working groups have been created already. Here you can see the list of the groups
with the language which is probably going to dominate in each group, also based on your needs that you have shared with us priorly. And so just like the other time, the division is, in group is going to be automatic. My colleague Eleonora is going to start that. You will have, I would say, instead of 20 minutes, I would make it 15 minutes so that then we will get back into the plenary and we will have 15 minutes to discuss. And I would ask you to appoint a spokesperson per group again that will report back to the plenary. And then, of course, as you will see, we will everyone will have also the chance to contribute and to speak out. This is, again, the question that we are going to you. We are all going to brainstorm around. And now I would kindly ask if there are no questions regarding the working group structure. Otherwise, feel free to bring them up. I will ask my colleague Eleonora to please start off the breakout rooms. And you will just have to accept the message which will pop up saying you're being directed to this room. By accepting that, you will just end up in a new group, in a new window, and you will discuss within teammates. Martina, if I may, there are just the breakout, the room number 3. I didn't activate it because there is just one participant and maybe he could join another room. And also Didac. Okay. Is out. Okay, I see that Michalis, that's you, I guess, the person in the group. Okay, I was checking. I wanted to check if it was me. Okay. Yeah, because so you're going to be assigned to an English speaking working group. Okay. So I would say which is, oops, a majority Italian. Sorry for that. So we could bring you to the group number 4, as well as Ivana. I think she has also been assigned to group number 4. Correct? Ile? Ivana Petrovska mm-hmm. is no longer here. Okay. So yes, he has joined, and I think that also. In the room number 1, there is just Arianna Santero and Sabella. Ah, because Carmen is not there. Carmen left and also Celeste Saccomano left. Okay, well, let's see, just a second, thank you for this. Let's see the other, I see that Carmelo is still here and Didac as well. Didac, do you speak English? Yeah. Okay, so perhaps you can join the group number 1. Sure, yep. Thank you. Then there is also Rosa. I see we're still connected. Yeah, but she's assigned already, and Carmelo okay. as well. And Roberta okay. was initially in the room number 3, but since it's no longer happening, yeah, I don't know if someone needs the support. We could go number 4 then. Roberta number 4. Yes, together with Michalis. Okay. And okay, so mainly now it's just the 2 of us in this room, right? Yes, and Carmelo, La Rocca, and Rosa, but I sent them the request for okay. joining the room, but maybe they didn't. Mm-hmm. They're both in number 5, but they didn't accept to enter the room. Okay, let's see. I think I will join room number 1 as well. Sure. And Ele, 15 minutes, so let's say at 12... 45. A bit earlier, 12:43. Okay, 43. Ah, look, Carmen. Carmen, yeah. Carmen is back and she should be sent, I think, to Amano. Hello, Carmen. Welcome back.
You're muted. Eccomi. Mi sono staccata e ricollegata perché vi sento malissimo. Ok. Quindi sono uscita anche dalla... dal gruppo di lavoro. Che gruppo eri? Sei, se non sbaglio, con l'Apsus. Ok. Ok. Grazie. Ok, e then tu, Marti, ti metto nell'uno? Sì, grazie. Ok. Grazie mille, Ele. A dopo. A dopo.
Welcome back. I guess we are all back to the plenary. I would ask you to please mute your microphone for a second. Then I will give the floor to you right away. Okay, so now it, oh my, I hope you can see my screen. Just a second, I have. A problem with the screen. Okay. Can you see my screen? Can you hear me? Yes. So I would give the floor to somebody from the first group I had the chance to be part in to report back, either in English or in Italian, what have been the main points which have been discussed. If you can also break them down across these macro areas, would be great. Otherwise, I'll do that. Thank you, Arianna. In that case, the first group was a bit broken down, so we did our best. Ok. Posso, faccio in italiano? Yes. Va bene. Abbiamo individuato punti di forza diversi in contesti diversi. Nelle città più grandi, in questo caso Torino, tra i punti di forza c'è avere un'esperienza di progetti anche con metodi diversi, ma in questo ambito. Dal punto di vista dei punti di forza anche in altre città come per esempio Bergamo o anche in Giappone, perché uno dei partecipanti ha esperienze da questo punto di vista, altri punti di forza possono essere stati anche avere le risorse socio-economiche dal punto di vista della società civile e culturali per guardare i beni comuni come aspetti importanti. Dal punto di vista invece poi delle debolezze e delle difficoltà può esserci da un lato una frattura appunto tra anche ideologie politiche o fratture socio-economiche che possono portare a rendere difficile pervenire poi a visioni comuni, come è stato detto prima, e anche frattura generazionale, quindi anche tra persone giovani che hanno studiato anche in altri paesi, che hanno visioni più anche innovative, partecipative, inclusive, e chi invece è più legato a schemi che potremmo dire ai primi gradini della scala che è stata presentata oggi dalle nostre relatrici. In questo senso già avere molte esperienze di progetti di intervento può essere anche un limite perché si rischia di riusare i vecchi schemi anche di partecipazione. E se c'è qualcos'altro di dare su questo, ma mi sembra più o meno... Alcuni di questi sono stati i punti principali e anche un'esperienza interessante sul Giappone, l'idea proprio di questo bene comune che è diversa da una concezione sia privata sia pubblica, è proprio un'idea culturale di bene comune e questo lo vogliamo portare come aspetto molto positivo, di forza, anche come obiettivo di pervenire a questa visione culturale condivisa di bene comune. Thank you, grazie. Sì, di responsabilità cittadina. Thank you very much, both. Anyone from group number two would like to give back? Hey. Hello, Irina. I will make a short report for the goods, let's say. We have a high competence in terms of NGO and civic groups
There are people very well prepared in social issues, but we have also a big need at the local level of collaboration and cooperation between public institutions and NGOs and citizens. So the needs, it's an opportunity for them. And also we need models to implement this kind of instrument and methods. And it is also in the last, let's say, month, years in Romania, a big trend of civic engagement, both from the part of the citizen and the civic groups and NGOs. So this is also an opportunity, this trend. And on the other hand, we have as negative parts the high level of politics in public administration. So less competence, more politics and politicians. And this means also changes in the structures and in the high position in the public administration, but also some lack of interest related to the real problems of the citizen, especially the social ones and the problems at the grassroots level. And it's also what we discussed, also it's that it's important to have organization and civic groups working locally to make a change at the starting from the local level and not at the national level before. Thank you, Irina. Just let me clarify that this perspective comes from the Romanian context. Mm-hmm. Yeah. Thank you. If there is nothing else to add, thank you, Irina, and the rest of the group. I would give the floor to group number four, because I guess the group number three, there is no representative here. Okay, allora vado io. Allora, noi abbiamo fatto un po' una chiacchierata, quindi provo a riassumere quello che è emerso, adattandolo un po' a questa griglia, ma chiedo anche agli altri e le altre che ne facevano parte di aiutarmi se alcune cose le riporto non del tutto correttamente o se mi mancano dei pezzi. Comunque, diciamo che i punti di forza emersi dal nostro confronto diciamo il principale punto di forza è la possibilità che consente l'utilizzo di questo metodo di mettere assieme, far dialogare e far decidere anche assieme parti diverse della società che normalmente non si parlerebbero, non si parlano così tanto. E questa è una cosa che è stata già vista succedere. Come opportunità noi abbiamo parlato di un aspetto un po' specifico che è quello, la questione che riguarda i migranti e insomma le categorie più fragili della società che difficilmente vengono coinvolti in progetti partecipativi per varie ragioni e quindi che questo approccio può aiutare ad andare anche oltre un po' il concetto di integrazione più assistenzialista e di appunto costruire dei progetti in cui siano veramente parte attiva della società. Le debolezze che abbiamo individuato sono un po' l'isolamento, la frammentazione, che però sono tipiche insomma di questa società più che di questo modello con cui comunque dobbiamo fare i conti. E rischi, cioè, ripensando a quello che è messo, non ne ho trovato, ma per cui direi che è questo, però integrate pure se mi sono scordato delle cose o se le ho riportate non correttamente.
I guess everything is fine. You have given us a brilliant restitution. Thank you so much, Andrea. Anyone from group number five? Martino, in italiano o in inglese? As you like. Ok, solo per dirti che ho inserito nella chat alcuni punti relativi ai rischi perché avevamo dei problemi di connessione e non siamo riusciti a completare la sezione sulle opportunità. Alcuni punti di debolezza emersi sono riferiti alle portatrici di diritto, quindi autoesclusione e difficoltà di emersione dei bisogni delle donne. In questo caso ci riferivamo alle lavoratrici agricole, migranti, bisogni che sono sempre più forti, ma anche sempre meno rappresentati da loro stesse. Poi un altro tema che ci trova concordi è la debolezza dell'interlocutore politico e tecnico. Con tecnico ci intendiamo i dirigenti, quindi non solo la parte politica che cambia. E due elementi in particolare sono la discontinuità, pensando ai molti comuni che hanno subito lo scioglimento per mafia e quindi i commissari portano avanti solo l'ordinario, e la bassa qualità della leadership che ha citato prima anche Irina. Questo soprattutto nei comuni più piccoli. E poi un altro tema riguarda la figura del migrante che viene percepito come un estrattore di risorse e quindi non ci si trova di fronte a meccanismi di solidarietà, ma ci si trova di fronte a polarizzazioni, no? A conflitti tra persone in pari condizioni di esclusione. Poi vorrei lasciare la parola a Mirko Marangione, che non è riuscito a intervenire, però ci ha scritto che voleva portare una riflessione sull'articolo 55 del codice del terzo settore, quello che indica la coprogettazione, la coprogrammazione delle politiche. Sì, mi Grazie. Sentite? Sì. Sì. Sono operativo? Scusate per... le difficoltà tecniche che posso avere attraverso la rete internet. Allora, quello che volevo dire è che con l'articolo 55 del codice del terzo settore si ha l'opportunità di costruire dei partenariati tra pubblico e privato sulla base dei bisogni concreti della popolazione. Questo credo che sia un'innovazione dell'ordinamento italiano e si collega direttamente all'articolo 118 della Costituzione, al principio di appunto sussidiarietà, cooperazione, efficacia anche, aggiungerei poi efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, insomma tutti i vari diciamo paletti, no? Istituti che sono necessari nel mettere poi in pratica, nel programmare eventuali azioni in coprogrammazione anche con enti privati. Ora, il concetto dell'articolo 55 io credo che potrebbe interessare anche al nostro progetto, perché meno la discussione, la riflessione su questo articolo, proprio perché si va nel bisogno concreto. Quindi non c'è uno studio dall'alto e successivamente un mettere in pratica dei progetti poi sulla base dello studio e del programma, ma c'è uno studio, sì, ok, dall'alto, ma in una forma orizzontale, direttamente con i cittadini. E io credo che questo sia uno strumento più concreto, che possa darci aiuto concreto e nel risolvere, o perlomeno nell'impegnarci a risolvere i problemi che attanagliano la popolazione. Ok, finito. Mirko, thank you very much for giving this back to us.
So it's a lot of inputs, I know. I would just give the floor finally to group number six. Unless you have sent something via the chat, I'm not sure. Mi sentite? Sì. Ok, grazie. Allora sì, per rispondere alla domanda, quindi quali sono i punti di forza, debolezza, ostacoli, opportunità che vi sono nei patti di collaborazione, io sono partita, anzi noi, dopo essermi confrontata quindi con le ragazze, abbiamo lavorato insieme, siamo diciamo giunte a quattro punti fondamentali per quanto concerne i punti di forza e opportunità che li vediamo più o meno sullo stesso piano. Direi principio di trasparenza degli atti, so che è una cosa un pochino più vicina al mio mondo perché comunque arrivo da una formazione prettamente giuridica, quindi non riuscivo a trasformare questo concetto in altre parole. Dopodiché è emerso come possa essere importante attraverso il patto di collaborazione avere una sorta di redistribuzione del potere, sostanzialmente con caratteristiche estremamente positive, non è un trovar da dire alla redistribuzione del potere. Un terzo elemento importante a nostro parere è quello della responsabilità di ogni soggetto. Qui però vorrei far emergere anche un qualcosa di negativo, nel senso una debolezza oppure un qualcosa che può essere visto come un ostacolo, soprattutto nelle grandi città, che è la mancanza di fiducia che ci può essere dall'amministrazione comunale alle persone, appunto ai cittadini, e anche viceversa. Questo, come ho già detto nella chat poco fa, nelle realtà più piccole, come ad esempio quella in cui vivo io, noi siamo 4.000 abitanti circa, potrebbe non avvenire. Penso però a città come Roma, Milano, Torino, diciamo che la mancanza di fiducia potrebbe essere presente. E poi un quarto punto, visto con caratteristiche appunto positive, quindi un punto di forza, un'opportunità, per noi è quello di avvicinamento alla politica. E mi vengono in mente soprattutto le opportunità per i ragazzi giovani, nel senso che, per dire un pochino la mia esperienza, io ho solo, tra virgolette, 26 anni, nel senso che li ho appena compiuti, però è interessante, come interessante partecipare a questo webinar, cercare di partecipare attivamente alla politica, fare politica, perché il paese deve essere un paese per i giovani. E naturalmente io ho 26 anni e sto completando tutto un percorso di studio molto lungo, ma mi vengono in mente anche le persone semplicemente di 18-20 anni, piuttosto che una ragazza poco fa mi ha fatto notare che c'è stato anche un patto tra persone minorenni in Italia. E sugli ostacoli veri e propri, invece, io non so pronunciarmi, nel senso che fino a quando non provo questa esperienza direttamente o comunque nel mio paese, non sento testimonianze, non sento pareri, mi viene difficile pensare ad un ostacolo vero e proprio. Questa cosa l'ho riportata anche alle ragazze con cui ho interagito poco fa. Grazie mille. Posso solo aggiungere una cosa? Certo. Sì, sì, rispetto agli ostacoli, in realtà effettivamente avevamo anche un po' riflettuto sul fatto che le opportunità che avevamo visto, quindi il principio di trasparenza, la redistribuzione del potere e anche la redistribuzione delle responsabilità in parte, potevano essere visti non solo come risorse ma anche come ostacoli se l'amministrazione comunale potrebbe porre in qualche modo resistenza al processo invece di costituzione di patti di stipulazione di patti di collaborazione. Perfetto. Thank you, grazie. Wow, lots of input. And I've also seen that there are probably also other reflections coming up. I don't know if there is something else to add. Otherwise, what we could also do as a follow-up to this conversation is that we share all this material with you, and perhaps also we make it shared, like we make it open, and we also, so that everyone is also free and can feel free to add on, and if something has been neglected in the restitution. And I see that there are a lot of inputs and a lot of, well, a starting point for a further discussion, which perhaps is particularly interesting also for the work that LabSUS has been doing in these regards. And this brings me also to
this very almost the last slide of our presentation. We are very much at the end. So where are we going, you know? And in that sense, where are we going is that we are taking, like, we are going forward within the Bright project. But the goal of this path, I would say, and I would also give then very shortly the floor also to Daniela and to Pasquale to give something else back in this, is that this webinar and this path is also a way for us to gather and to understand and to learn more about other tools which exist in other communities, other tools and other caring systems, which actually, well, enable the shared administration and also the participation in the decision making in a different way as the way that the Italian or the small scale context in Italy allowed to discuss and to explore. So if, well, we have seen that some of these systems exist, so how to bring this system together and to keep going together in towards a unique and but also sustainable direction. Pasquale, Daniela, I don't know if you want to add something on this, or also the participants, of course. Sì, io ho aggiunto dei link a degli articoli che trovate sull'Absus, ma al fondo di questi articoli c'è sempre il patto di collaborazione che noi chiamiamo fonte del diritto. Quindi è molto importante che, per esempio, l'esperienza di Terni, di cui abbiamo discusso nel nostro gruppo, che è una delle pochissime che vede dei migranti e rifugiati senza documento attivi dentro i patti, abbia il suo documento amministrativo, perché è importantissimo usarlo come fonte del diritto in altri contesti e anche in altre nazioni. Mi è piaciuto molto l'intervento di Irina. Penso che ci sia un problema di preparazione dei politici, come diceva anche Alexa, in un altro modo. È molto bello pensare che si sta formando una nuova classe dirigente, anche dentro a webinar come questo, speriamo. E Irina, io vedo in Italia anche un altro problema, che è l'età delle persone che lavorano dentro ai municipi. Purtroppo sono sempre persone adulte / anziane. E questo è un grosso problema, perché la mano pubblica diventa una mano che a volte è anche molto esperta, però è sempre una mano senza energie, con poche energie. E quindi questo è un problema per l'amministrazione condivisa dei beni comuni, che non si fa se non c'è l'amministrazione. Quindi insieme a Pasquale noi stiamo conoscendo tante persone con un ruolo tecnico che sono attive per la cura dei beni comuni, ma molto spesso non è un problema di livello di preparazione, ma di pochissimo tempo disponibile per dedicarsi all'amministrazione condivisa. Ci fa molto piacere quando ci sono persone che dopo una prima fase di sfiducia, perché Alexa diceva
che spesso i cittadini hanno sfiducia, ma a volte anche dentro i municipi c'è sfiducia verso i cittadini. Ci piace con Pasquale assistere a quel cambio di sguardo che lui diceva anche da parte dei tecnici. Quindi vederli diventare man mano coraggiosi e illuminati. E quindi succede anche che c'è un'evoluzione della routine amministrativa. Grazie Daniela, thank you. If there is no other reaction to share. Posso aggiungere una brevissima riflessione? Grazie innanzitutto per i contributi dei... Mi sentite? Sì. Dicevo, grazie a tutti per i contributi, perché davvero, senza retorica, ci aiutano a sviluppare queste che sono esperienze, sperimentazioni nuove. Due riflessioni. Una possibile ipotesi di lavoro. Abbiamo cercato questa mattina di raccontare sì uno strumento, ma individuando delle caratteristiche ben precise. Io penso che quelle caratteristiche che portano a un diverso modo di intendere il rapporto tra istituzioni e cittadini possa appartenere a tutti i territori coinvolti dal progetto Bright. E sulla base di quelle caratteristiche individuare i percorsi concreti che è possibile realizzare in ogni nazione europea. Quindi lavorare su quello, no? Che cosa caratterizza l'amministrazione condivisa e su quello sviluppare delle azioni anche molto interessanti da seguire in altri contesti, in altre realtà. Una riflessione generale per chiudere. Rispetto ai rischi, all'opportunità che molto chiaramente avete indicato. L'amministrazione condivisa, la cura dei beni comuni, sono un orizzonte culturale in cui tutti ci dobbiamo sentire coinvolti. È chiamato a cambiare atteggiamento il politico di turno, il funzionario di turno, ma anche il cittadino. Dobbiamo sentirci tutti parte sia del problema che della soluzione a quel problema. Restituendo il protagonismo ad ogni persona, ecco che non c'è più distinzione tra la donna lavoratrice, il cittadino attivo, il migrante, perché tutti mettono in gioco le loro risorse e noi lo vediamo accadere pur con tante criticità in tanti territori. Questa è la bellezza di questo percorso, questa penso sia la sfida che abbiamo davanti per cambiare un po' alcuni aspetti di questa nostra democrazia, senza mai dimenticare, diciamo, un vecchio adagio, che ogni popolo ha il governo che si merita. Grazie Pasquale, thank you all. Also within the work and the Bright project, we are also currently with Lapsus. I mean, Lapsus is coordinating the process. We are developing a toolkit also with regard to replicating also this tool of the collaboration agreement in new contexts, and that's why your input has been especially precious today. Before leaving, I would ask you again to share your feedback with us, and that is the last slide. So I would kindly ask you to go to this link, either using the link that should be, Eleonora, if you can put it in the chat, or I'll do it. And to, in case you needed to enter this code, it just has the same system as before, and or to use this QR code and to share your feedback with us. There are going to be two questions. Mm-hmm.
Okay, the first question is, prior to the webinar, how much did you know about the collaboration agreement as a participatory methodology? And we see that most of the respondents, and I guess most of them is also left by now, we will share also this link in the follow-up email, but most of the respondents knew a little or partially about that. We'll catch up with the rest of the answers later. We're a bit late, but the little is growing consistently. And while, if you then can also have access to the next question. I guess the link should be the same, but. Can you, do you have access also to the second question? Yes, okay. Second question is, do you think that you have strengthened your knowledge on collaboration agreements sufficiently to implement them in your area? We see different answers, and I think that is not surprising. This is a process and this is a path, and this was the first, well, was a starting point. We are also, together with the colleagues of LAFSUS, very, very much open to further navigate this dimension of the collaboration, of the implementation and the replication of the collaboration agreement. Having said that, I thank you very much for your very precious input today. And I will see you hopefully next month in December. The date will be fixed very soon. That next time we will tackle a different level. We speak more about, we will tackle more of a gender perspective, but the collaboration agreement will be again one of our lens of our glasses through which to watch and to look at this challenge. Thank you very much all for your contribution. Sorry for the delay and sorry for the, at the beginning, the inconvenience. Ciao, bye. Thank you. Ciao. Bye. Bye. See you next month. Ciao. Thank you, bye. Bye, bye. Thank you, bye-bye. Bye-bye.